Buongiorno, porto a conoscenza di tutti il comportamento infamante di chi, già bannato dal canale con il nome di Alberto Bernini, poiché disturbatore, si è presentato sotto altro nome e mi ha scritto, sotto il nome di Maurizio Valletti Avatar. Io ho segnalato al CPS di Saronno. Qualcuno dovrà pur prendersi in carico le sofferenze mentali di questo povero uomo. Ora procederò ad una denuncia all'organo di controllo che esiste nel web, perché si tratta di un professore di scuola media e non si possono lasciare i ragazzi sotto le cure di chi, non riuscendo a spuntarla sotto il profilo culturale, da vile attacca la persona. Si possono lasciare i ragazzi in balia di un soggetto simile? Si permette anche insinuazioni velenose come quest'altra. Io gli ho scritto che a suo tempo il professor Fazio mi aveva ammirato. E la lettera, caro Avatar. Sì, mi avrebbe illuso come a suo tempo il professor Fazio. Tutti coloro che mi ammirano sono persone che mi vogliono fregare. Solo Satana fa l'amico che vuole salvare la tua vita. Ma vergognati di tanta malalingua e malafede che vedi negli altri avendocela tu nel cuore. E lui ha ribattuto: Romana Amodeo, lascia stare il professor Fazio. Se no, dovremmo parlare di quella buon'anima di tuo fratello ed è meglio lasciare stare. Mio fratello è morto, eh? Il professor Fazio, docente di fisica a Milano, si era espresso in modo lusinghiero. E cosa si permette di dire costui? Tira in ballo mio fratello che, secondo lui, di nascosto da me e con il professor Fazio si sarebbero fatte delle grandi beffe di me. Non c'è mio fratello a testimoniare quanto sia malvagia questa persona. Non ho mai conosciuto una persona più infame di questa, che non riuscendo a tenere testa alle mie teorie, attacca la persona. Perché io nei miei video faccio calcoli, non do escandescenze, sono calcoli. Potete dire che siano sbagliati o no, ma sono calcoli. Non sono le sofferenze mentali di un povero uomo. Dove trovate un video in cui c'è la sofferenza mentale di un povero uomo? Ma costui si permette di segnalare al CPS di Saronno che c'è qualcuno che si deve venire a prendere cura di uno, un povero uomo, che ha delle sofferenze mentali. Vi rendete conto la malvagità di questa persona?